Amici carissimi, bentrovati, benvenuti e di nuovo con il calcio, con lo sport, con tutto ciò che concerne le attività sportive di questa nostra città. È una prima puntata, se vogliamo, la possiamo definire speciale, la possiamo definire eccezionale, anche perché staremo ad anticipare grosse novità per quanto riguarda lo sport sipontino, in particolare per quel che riguarda il calcio, ma anche per quel che riguarda le altre attività, con la volley che inaugura quest'anno il suo primo campionato di B1, con la nostra società di pallacanestro, la Angel, che è ben agguerrita quest'anno e punta decisamente a salire di categoria, quindi con delle belle novità che davvero delizieranno tutti coloro che sono attenti e hanno fame di sport. Con noi in questo studio Luigi Esposto e buonasera. Antonio Castriotta, ben trovati amici carissimi. Ciao Vincenzo. Avete fatto le vacanze? Non lo so, vedo Antonio ben abbronzato, probabilmente in quel di Charm avrà trovato il suo paradiso, il suo paradiso terrestre, mentre per quel che riguarda, cosa ne pensi di questa, di queste vacanze di Antonio a Charm? Ognuno ha il suo paradiso, non è che possiamo, anche perché questi tempi non possiamo criticare nessuno. In questi tempi non possiamo. Invece per quanto riguarda Luigi, ovviamente spero che avrei fatto qualche giorno di vacanza. No, siamo ancora in vacanza, per cui ancora qualche giorno, poi ci sarà la festa e poi si riprende tutti in maniera regolare. Settembre andiamo, è tempo di migrare, ve la ricordate la famosa poesia? Tutto ricomincia e noi ricominciamo. Intanto anticipiamo che abbiamo un ricco palinsesto da presentare che inizierà in via del tutto regolare a settembre, dai primi di settembre, per cui ci avviamo di nuovo a cavalcare la tigre o ad andare sulla cresta dell'onda. Parliamo di questo sport locale con una prima iniziativa, partendo dal campionato di Serie B, dove c'è il nostro Foggia che è praticamente approdato dopo tanti anni in Serie B e il calendario ha presentato questa bella sorpresa della prima partita che vede un derby dell'Adriatico, se vogliamo definirlo, tra Pescara e Manfredonia. Si gioca presso lo stadio di Pescara, però c'è un'iniziativa del tutto particolare. Antonio, la vogliamo enunciare questa iniziativa? Perché è un'iniziativa che davvero abbiamo apprezzato tutti perché riguarda un nostro concittadino acquisito, una persona, un grosso campione, un grande campione che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Sì, certamente sarà la prima giornata di campionato della Serie B e vedrà quindi il Foggia incontrare in trasferta il Pescara Calcio, quel Pescara allenato da Zeman, quindi Zeman che sappiamo benissimo a Foggia ha lasciato dei ricordi bellissimi per aver quindi traghettato la squadra dalla Serie B sino in Serie A e per aver regalato ai tifosi foggiani, alla città di Foggia, delle bellissime pagine di grandi risultati calcistici, grazie a quello che Karel Zeman è riuscito a quello è il figlio. Grazie diciamo ai risultati che è riuscito a conseguire poi a Foggia si è aperta una carriera brillante per Zeman, approdando diciamo alla Lazio, poi alla Roma, al Napoli e via dicendo. Benissimo, si incontra il Foggia di Zeman, dell'ex Zeman, con il Pescara di Zeman, quindi il Foggia dell'attuale mister Stroppa che è stato un allievo di Zeman. È stato anch'egli un allievo di Zeman in una partita sicuramente bellissima, quindi che si disputerà a Pescara e in quell'occasione certamente sarà una giornata commemorativa per Franco Mancini,
che è stato un grande portiere del Foggia Calcio, anche lui poi ha avuto, grazie al Foggia Calcio, una brillante carriera in giro per l'Italia, è approdato anche al Napoli Calcio, lo sappiamo tutti, e quindi purtroppo in tanti anni con la maglia del Bari, tanti anni con la maglia del Bari, e purtroppo sul campo, proprio nella città di Pescara, questo grandissimo portiere, che poi era stato chiamato lì da Zeman per fungere da preparatore dei portieri del Pescara Calcio, con cui Zeman ha guadagnato una promozione in Serie A, ricordiamolo, e ha perduto purtroppo prematuramente la vita, e quindi credo che sia un grandissimo... All'epoca era secondo allenatore, preparatore dei portieri, era vice di Zeman. Era vice di Zeman e preparatore dei portieri, quindi stava facendo un ottimo lavoro a Pescara. E purtroppo prematuramente è scomparso, e quindi benissimo ha fatto la città di Pescara in occasione di questo incontro che disputerà con il Foggia Calcio, avendo in comune il ricordo di questa persona esemplare, un grandissimo atleta, a quindi dedicare questa giornata di sport in onore del nostro grande Franco Mancini, concittadino, perché sappiamo ha sposato una nostra concittadina, Chiara Anche Carpano. Perché le spoglie di Franco Mancini riposano presso il cimitero, il nostro di cimitero, presso il cimitero di Manfredonia. Luigi, un tuo intervento su questa bella iniziativa dedicata a un campione che, l'ho detto, ci ha lasciato troppo presto, anche perché lo vogliamo ricordare, ha indossato da mister anche la maglia del Manfredonia, è stato il vice di non ricordo. In Serie C. In Serie C, è stato vice in Serie C, per cui abbiamo con Arrigo. Con Arrigo, esattamente. Preparatore anche dei portieri. Sì, per cui ha lasciato davvero un gran bel ricordo anche a... No, con Bucaro è stato. Con Bucaro. Con Bucaro è stato io lo volevo vice. Cioè, con Bucaro è stato trattenuto. Vice. Probabilmente perché il nome di Bucaro gira un po' troppo in questo periodo. E per questo motivo, mi sono trattenuto. Volevi, a differenza di tanti che inventano storielle assurde, vabbè, quella è un'altra cosa, un'altra storia. Evitiamo il profano, visto che stiamo parlando del sacro. Esattamente. E dicevo, Luigi, parliamo di questa iniziativa di Franco Mancini, che credo anche tu hai avuto modo di conoscere, ormai è stato un... conoscevano un po' tutti a Manfredonia, perché spesso lo vedevamo con la sua consorte, è stato per un anno intero vice di Bucaro e quindi ha allenato il Manfredonia. Tra l'altro c'era stata anche una parentesi precedente, con subito dopo l'esonero di Arrigo, quando arrivò come vice di Mancano, e poi dopo questa avventura di ecco perché avevamo questo ricordo sbiadito. È stato anche vice di Mancano, però la sua avventura come vice di Mancano durò praticamente 3 settimane, perché poi fu richiamato d'Arrigo per allenare ancora il Manfredonia. Dicevamo, con Luigi di Franco Mancini. A me, a prescindere da quello che può essere stato il suo ruolo, con chi ha collaborato, non interessa ricordare soprattutto la persona come esempio sportivo, è sempre stata sul campo una persona tranquilla, è sempre stato ad esempio per i più giovani, non si è mai fatto notare, a differenza di qualche altro che magari arriva a certi livelli e dà segni di squilibrio, come una persona che ha comunque ricordato e tenuto certi valori. Lui veniva da una famiglia di Matera non poi così benestante, e nonostante questo, anche quando si fermava a parlare, era molto disponibile con tutti. Dispiace della scomparsa prematura, ricordo di essere andato ai funerali. Io l'ho conosciuto personalmente a Bari, perché spesso veniva in clinica, io in quel momento studiavo presso l'Università degli Studi, e quindi un mio collega, diciamo, curava i suoi muscoli, perché anche lì a Bari, come tu stessi detto, forse ha dato il meglio di sé, certo, rispetto infatti alla carriera, perché tutti a Foggia ricordano di Franco Mancini, però credo che la carriera migliore Franco Mancini l'abbia tenuta a Bari, dove per un bel po' di anni è stata tenuta, sì, la Serie A, anni è stato... e non, se ricordate bene, addirittura in un anno importante, dove poi addirittura c'è stata quella famosa retrocessione, il Bari fece dei grandi progetti per addirittura fare la Coppa UEFA, progetto che andò male, ma sicuramente non era Mancini ad averne colpa. Quindi forse ricordo il Mancini che riscosse il maggior successo, proprio per la continuità con la quale riuscì a tenere la Serie A.
A Foggia invece si ha un ricordo di Mancini più vittorioso rispetto a un'escalation. Ecco, di Zeman non mi dite niente, perché si ha il ricordo del Giaguaro a Foggia. Sì, ma io non amo Zeman, lo dico con molta sincerità, perché è una persona che, se andiamo a vedere la sua carriera, ha molto più parlato che vinto. È una persona che, con la sua saccenza, con la sua presunzione, ma soprattutto con le sue ipotesi, ha fatto tutta una carriera. Insomma, io credo che siano molti allenatori. Stiamo parlando di un'altra cosa. Poi dedichiamo una puntata rispetto al fatto della differenza, al tuo umore negativo nei confronti di Zeman. Io parlo della differenza di ciò che è stato a Foggia. Scommetto che sei juventino. Ma non c'entra nulla. No, scommetto che sei juventino. Io credo soltanto che, ecco, Mancini, sì, non c'è Mancini è stato un grande giocatore a Bari, in silenzio, più di quanto sia stato grande quel Foggia, che per 3 anni sembra il Foggia dei miracoli. Ho capito, ma anche adesso il Foggia sta facendo grossi risultati. Antonio parla. Eppure, a 75 anni, ha scoperchiato un sistema, diciamo, voglio dire, per cui tante prestazioni sportive erano aiutate con il doping. Il dottore, diciamo, esposto parla da rancoroso, ce l'ha con me. Però comunque. No, io stavo rimarcando invece il concetto del silenzio come giocatore, l'uomo, i valori, ed è sempre stata una persona che si è contraddistinta per essere stato sempre nei suoi ranghi, spesso era ospite, ma senza rimarcare, come spesso fanno questi giocatori che dovrebbero essere esempio, faccio il nome su tutti, Cassano, che si contraddistinguono quell'altro. Franco era una persona umile, è rimasta umile, e anche su queste cose di cui stiamo parlando, doping e quant'altro, è rimasta una persona che non ha mai preso posizioni, non ha mai detto io sto lì però non mi faccio il doping, no? Non ha mai espresso delle opinioni che lo avessero messo in contrasto con altri colleghi. Tutto questo volevo rimarcare. Ed rimane apprezzato per questo. Ed un grande appassionato di musica reggae. Sì, sì, infatti, tra l'altro lo stavo per dire, un grande appassionato di reggae. E tra l'altro io voglio anche ricordare che in un'occasione qualche anno fa, in piena estate, tenne pure un concerto a Manfredonia, sì, di musica reggae con degli amici che davvero deliziarono tutti in maniera molto professionale. Quindi un abbraccio soprattutto a Chiara, che è stata la sua consorte, ai figli di Franco Mancini, e davvero grazie al Pescara Calcio per questa bella iniziativa organizzata in onore di Franco Mancini, numero uno nella vita, numero uno nello sport e numero uno soprattutto per il senso morale e per quello che ha dato a livello di amore, di affetto e di amicizia e di lealtà. Grazie ancora per questo intervento. Invece adesso lasciamo il Foggia e piombiamo, se vogliamo, direttamente al campionato di Serie D. C'è un gran vociare, se ne dicono di tutti i colori, addirittura qualcuno propone delle camionate di persone di colore, cose assurde. Luigi, io non ho parole, rigurgiti di razzismo vengono espressi e nessuno poi prende posizione per certe affermazioni. È un peccato davvero, perché poi certe cose dette da persone che parrebbero intelligenti portano a una delusione totale, perché insomma, diciamolo chiaramente, sono discorsi davvero di stampo razzistico quelli che sono stati fatti sul web in questi giorni. Dicevi, Luigi? Allora, per il lavoro che faccio, a cui do tanta passione, dovrei direttamente agire. Invece voglio fare una riflessione. Chi ha la possibilità di avere un microfono, chi deve essere visto dagli altri, deve sempre ricordarsi che può creare comunque delle istigazioni, può creare delle insinuazioni che possono comunque ledere l'immagine, la dignità di qualcun altro. Il rispetto verso il prossimo deve partire prima di tutto da noi. Non possiamo pretendere rispetto se non lo diamo. A volte, anche scherzando, lo scherzo diventa di cattivo gusto. A noi non si può scherzare sul web, dove ti guardano e ti ascoltano tante di quelle persone, tra l'altro esprimendo dei concetti beceri che, se vivessimo in una città un po' più attenta, probabilmente ci sarebbero state le reazioni. Qui non c'è l'AMPI o quelle associazioni che si preoccupano sempre di qualcosa, no? Come è successo a Cardinale, in provincia di in Calabria, dove
c'è stata una folla di personaggi che si è schierata contro l'intitolazione della via a un politico del posto, che non è più tra noi, ma che comunque era nato in quella città. Parlo dell'onorevole Pino Rauti, che, al quale è stata intitolata una strada, una via, in quel di Cardinale, la città sua natia, e c'è addirittura l'AMPI o associazioni di quel tipo che hanno manifestato contro per questa iniziativa. Io credo che non c'è bisogno di evocare l'intervento delle associazioni, è l'intelligenza che contraddistingue ciascuno di noi, esseri umani, a non dover dare voce, ma soprattutto a non guardare più gente che approfitta di avere un microfono o una webcam o un profilo per poter dire fesserie, perché nel momento in cui si dicono fesserie poi si vanno ad innescare dei meccanismi che possono poi creare azioni e retroazioni di cui poi ne paghiamo gli scotti tutti quanti. Allora, se dobbiamo fare giornalismo, se ci dobbiamo improvvisare a persone che parlano italiano e dobbiamo sfociare mancando di rispetto a qualcuno, io dico fermiamoci o fermiamoli. Poi bisogna, perché non è che dobbiamo fare di tutto erba un fascio. Io credo che per quello che è il mio carattere, che mi contraddistingue, che è sempre stato di disponibilità e di rispetto verso tutti, almeno credo, e quando sbaglio spero di dover chiedere scusa, perché spero che qualcuno l'abbia fatta fuori dal vaso. Dopodiché cerchiamo di non dargli ulteriore peso, perché altrimenti ne traggono un vantaggio da quando stiamo dicendo, perché è gente che secondo me merita l'assoluto silenzio, oltre che poi, come tu giustamente hai evocato, le cose devono essere anche tutelate da chi è stato o si sente eventualmente offeso o leso nei diritti d'immagine. Antonio. No comment, cioè io veramente sono rimasto basito da quel tipo di registrazione, devo dire, francamente pensavo che nel 2017 poi da chi, diciamo, ha una grande autostima verso se stesso, una persona assolutamente autoreferenziale, questo chiaramente è evidente, mi aspettavo un intervento diverso, invece dopo, quando si vuole in qualche modo ridicolizzare il presidente di una squadra di calcio che chiaramente è in difficoltà, e le difficoltà sì, sono... Non si strumentalizza la cosa, appunto, utilizzando come mezzo... Dicevo, ci sono tante, povera gente, ci sono tante difficoltà per allestire la squadra. E poi quando a quel punto le difficoltà sono palesi, si termina, diciamo, una sorta di video, diciamo, ironizzando su delle persone che per loro sfortuna sono rinchiuse nel CARA oppure allo Scalabrini oppure in altre strutture a Borgo Mezzanone, quindi andiamo lì con un furgoncino, li prendiamo, li portiamo a Manfredonia come se fossero praticamente casse di verdura o di pomodori, insomma, credo che non ci sia nulla da commentare, si commenta da solo questo tipo di intervento, insomma. Da, e diciamo, credo che comunque sia... È stato di cattivo gusto proprio in tutti i sensi. Quello che voglio dire è poi chiaramente chiunque abbia sentito, credo che abbia provato un senso di disgusto per quel tipo di affermazioni. Io personalmente... Lo spero, insomma, visto che questa è una città attenta, e credo che poi la legge sociale... Credo che la legge Luigi, poi consente... tu che sai che questa è una città attenta al sociale, orientata sempre a sinistra, evidentemente era un po' non distratta. Si è preoccupata di queste... Evidentemente era distratta a qualcos'altro che... Era distratta dall'acqua potabile. Bravissimo, non l'ho voluto dire, però tu eri tra quelli che erano distratti dall'acqua potabile che viene... che perde la fontanata. Che ne pensi dell'acqua potabile, Antonio? Ma io non so se in effetti quella sia acqua potabile o acqua riciclata. È acqua potabile, quindi è a getto continuo. Quindi. Sì, sì, sì. Beh, io non so come l'abbiamo potuto pensare. Quindi c'è uno sperpero. C'è stato un intervento di Vincenzo. È acqua potabile. Ecco, benissimo. Acclarato. Anche se i costi non sono diversi comunque. No, ma è presente l'intervento. Non è stato cancellato come qualcuno fa, usa. Quando sbaglia, tacca e cancellano quello che hanno fatto. Hai concluso, Antonio? Con sì, quella... no, volevo dire che concludevo dicendo che a me personalmente, voglio dire, all'inizio io accetto la critica di chiunque può fare le critiche, però ci sono anche i modi per poterle fare. Però dopo, quando si deve ironizzare su persone di colore che, ripeto, hanno la sfortuna, purtroppo fuggono dalle guerre, dalle carestie, e vengono in Italia, e considerarli praticamente l'ultima razza per il Manfredonia Calcio,
credo che quel tipo di intervento abbia offeso sia il presidente del Manfredonia Calcio, sia la società intera, sia coloro che amano il Manfredonia Calcio. Ma io credo che sia una città ad essersi offesa. E non anche, diciamo, una città che si deve considerare offesa, perché noi li stiamo ospitando comunque sia. Comunque, quello che volevo dire è un consiglio: insultate certe emittenti televisive, ma non utilizzate i poveri cristi per fare ironia, perché insomma non è proprio il caso, è di cattivo gusto. Questo è, cioè, soltanto questo. Quello che vorrei dire: insultate noi, intanto lo sappiamo che lo fate, per cui non c'è problema. Antonio, il Manfredonia, questo Manfredonia che tanto sta facendo temere i tifosi, che c'è qualcuno che si augura ovviamente la solita fine, c'è qualcuno che spera che davvero venga messa una pietra sopra a questa società, qualcun altro addirittura che si augura che vadano a giocare altrove, insomma interventi sempre molto molto antipatici che davvero potrebbero essere evitati. Che succede con questo Manfredonia? Il Manfredonia Calcio... Siete al corrente di qualche novità? Noi sappiamo, non solo per Vox Populi, ma per dati quasi certi, che ci potrebbero essere delle grosse novità che vengono sviluppate nei prossimi giorni, andranno ad essere sviscerate e rese pubbliche nei prossimi giorni. Vabbè, credo che sia un fatto notorio che il Manfredonia Calcio non abbia iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione calcistica che si appresta ad affrontare, quella che ci vedrà affrontare il Nardò fra qualche giorno e dopo il 3 di settembre la Turris in casa. Ebbene, ma sapevamo già nell'ultima conferenza stampa all'inizio di giugno che il Presidente aveva tenuto, aveva quindi evidenziato le difficoltà in cui questa società si trovava, perché chiaramente dopo che la società aveva perduto il contributo sostanzioso da parte del Comune, il contributo straordinario pari a 120.000 euro... Non era un contributo, era un contributo, diciamo, economico, finalizzato, dovuta alla gestione del campo. Certamente, però comunque sia chiaro che oltre all'effettuazione delle opere straordinarie che comunque la società faceva, una parte di quei soldi venivano comunque utilizzati anche per la gestione della società, e questo è evidente. Però chiaramente c'è stata questa difficoltà e il Presidente aveva fatto un accorato appello a tutti gli imprenditori locali, a chiunque fosse interessato alle sorti del Manfredonia Calcio, di prendere contatti con lo stesso e quindi cercare di buttare le basi, di creare le basi per poter affrontare il campionato di Serie D, diciamo, in un modo diverso, quindi con meno problematiche. Devo dire che in effetti si è vissuto un'estate difficile, lo abbiamo visto negli ultimi giorni, perché il Manfredonia Calcio si è riunito come organico soltanto i primi di agosto, quindi è stato fatto una sorta di stage, sono arrivati tanti ragazzi locali, quindi dei dintorni, alcuni sono arrivati dalla Juniores, molti ragazzi promettenti della Juniores sono approdati alla primavera del Foggia Calcio. È stato chiamato mister Chiarella, Walter Chiarella, ad iniziare gli allenamenti del Manfredonia Calcio, però qualche giorno fa, 4-5 giorni fa, chiaramente sono terminati gli allenamenti e la società è andata in stand-by, quindi i giocatori non sono stati più visti presso il campo sportivo Miramare per gli allenamenti, diversi calciatori sono andati via, tra i migliori, già a fine giugno, altri, diciamo, sono rimasti, era arrivato anche qui D'Angelo che poi è approdato alla Francavilla Isigny, e quindi che dire, in questi giorni è ultima la notizia, diciamo, attuale di oggi, che si è creato un assetto societario del quale chiaramente farà parte sempre il presidente Antonio Sdanca nella qualità di presidente, e poi ci sono degli imprenditori locali che daranno il loro sostegno economico a questa società per fare in modo che... Teniamo a precisare che sono questi stessi imprenditori locali che vogliono che Sdanga continui ad essere presidente. Certamente del sì. Manfredonia Calcio. Anche perché a differenza di voci messe in giro ad arte, cioè, che non vorrebbero più Antonio la presidenza Sdanga resterà presidente, resterà presidente di questa società, e quindi con il significativo apporto economico di questi imprenditori si dovrebbe poter affrontare la stagione, diciamo,
prossima, quindi non dico in tranquillità, perché è chiaro, mancano 10 giorni all'inizio del campionato e ancora non possiamo parlare di una rosa completa, però credo che nei prossimi giorni qui a Manfredonia approderanno dei calciatori e credo che da domani mattina l'allenamento verrà diretto dal nuovo mister, diciamo, di cui chiaramente non sappiamo ancora il nome. No, Luigi forse lo sa. Ma allora lo sa lui. Diciamolo, dai. No, diciamo, io non lo voglio dire. Le voci che circolano, anche perché noi poi dopo... Dovrebbe essere... Hai parlato per 10 minuti, ma non voglio... Dovrebbe essere un certo Giovanni Baratto. Baratto, quindi... Il mister. Dovrebbe Baratto, essere. Lo stiamo dicendo prima noi, però. Lo stiamo dicendo prima noi. Dovrebbe essere... No, perché poi salvo... ci sarà chi dirà, l'abbiamo detto... Salvo ripensamenti. Dell'ultima Baratto. Ora. Baratto. Sì. Anche se ultimamente circolava la voce di Bucaro, ecco perché quella... specie di qui pro quo quando parlavamo di Franco Mancini, e era circolata in questi ultimi giorni la voce della possibilità che approdasse Bucaro a Manfredonia, però Baratto, se non sbaglio, è stato alla Turris, anche a Sant'Antonio Abate, combinazione poi dopo. È stato un grande attaccante. Si andrà a giocare contro la Turris al Miramare. Esatto, è un mister che predilige il 4-3-3, insomma, se vogliamo dare giusto qualche informazione. Sì. E dovrebbero arrivare anche dei calciatori, insomma, esperti, di esperienza, che dovrebbero comunque formare l'ossatura della squadra, molta, su cui poi dovranno esserci degli innesti. Innesti, diciamo, ma ci sono grosse probabilità che si possa attingere anche da calciatori non locali, ma gente che ha già indossato la maglia del Manfredonia e esatto, che si ritrova a essere residente a Manfredonia anche per motivi di coniugio, se vogliamo, o di apparentamenti. Esattamente. Vari, vero Luigi? Sì, mi sono espresso male. Ho parlato. Noi siamo due avvocati, quindi parliamo di rapporto di coniugio. Significa che il giocatore sta sposato con la manfredoniana. E quindi sì, che ci sono delle ragazze che attirano. No, qualche volta chiederemo al nostro amico Franco Rinaldi di essere nostro ospite in trasmissione, perché ci spiegherà poi storicamente perché i giocatori arrivano a Manfredonia e si sposano con le manfredoniane. Ma è semplicissimo, ti posso dare io la risposta, no? Perché sono buone le ragazze di Manfredonia, sono belle donne, scusami, sono appetibili. Non dire buone perché è un termine maschilista, non dovessero arrabbiarsi le donne del PD. No, vabbè, sono belle ragazze, dai, carine, diciamo, sono carine. Buone da più di donna oggetto, invece carine, sì, io vorrei invece diciamo sottolineare un altro aspetto positivo, quello di aver risolto il problema del campo, che pare dovrebbe essere anche ufficiale, previo la sistemazione di alcune parti che veramente erano un po' rovinate, tipo la parte laterale e quella dell'area di rigore. Pare che la Lega, ecco, anche questo lasciamo alla società che farà gli interventi ufficiali, però il Manfredonia speriamo che sin dalla prima domenica, il 3 settembre, ormai è sicuro che vede come programma la partita interna proprio con la Turris, se non sbaglio, giusto? Sì. Dovrebbe la giocare Turris dell'ex Baratto. La Turris dell'ex Baratto dovrebbe giocare appunto in casa, perché i nostri amministratori sono riusciti ad avere appunto un altro anno di deroga per rifare completamente il mando e per mettere in sicurezza anche rispetto all'illuminazione e quant'altro questo ormai purtroppo fatiscente Miramare, perché va sistemato, dovrà essere sistemato prima o poi, perché come dicevamo giù a microfoni spenti, non è giusto che poi qualcuno ci debba rimettere diciamo la salute, perché giocare in un campo del genere d'inverno quando piove, il drenaggio non è più quello di una volta, quindi bisognerà una volta e per tutte sistemare e mettere in programma la sistemazione del mando del sistema di gioco, così come quello dell'illuminazione, perché credo che molte volte non si potrà giocare oltre un certo orario perché ormai i fari sono andati. In più c'è una questione che non ho sentito trattare da nessuno, non solo qui in generale, che è la questione del grande sponsor. Noi abbiamo te perché tu possa trattare quello che non è detto da noi. Perché rispetto a quelli che sono stati i grandi punti interrogativi che ci hanno portato a questa situazione, io vorrei capire, a prescindere dal contributo del Manfredonia, che si sa non si può dare per le note vicende della Corte dei Conti, che
diciamo, impone al comune le restrittezze che anche noi cittadini stiamo pagando con l'esclusione di tutte le manifestazioni estive e quant'altro, vorrei capire questo mega sponsor che fine ha fatto. Perché siccome c'è un altro anno di contratto fino a quando... Altri due. Due, vabbè, compreso quello attuale. Compreso quello attuale, appunto, c'è un altro anno di contratto. Vorrei capire questo mega sponsor che fine ha fatto. Perché esiste. Se ne parla veramente poco. Però se così fosse, cioè, se così, se esistesse ancora, come mai ci siamo ridotti, caro Antonio, visto che tu hai seguito più di me per una questione di vacanze egiziane, non ha dato un acconto e quant'altro, per cui siamo stati costretti a giochicchiare questo periodo con un allenatore che evidentemente non era voluto da nessuno, e voglio essere buono, sono andati via grandi giocatori che potevano dare una grossa mano, tipo i Coccia, tipo il Marcore, tipo gente che comunque conosceva bene l'ambiente e con qualche innesto avremmo potuto fare un campionato tranquillo. Cioè, se esiste uno sponsor grosso che ha destato tanta antipatia, che ha destato con i suoi tabelloni tante critiche, tante polemiche, non ho capito, mi è sfuggito da tifoso oltre che da cittadino, mi è sfuggito qualche passaggio di cui non ho visto citarne un rigo da nessuna parte. Oltre a questa famosa dicitura del comune che è venuto meno al contributo, di cui si sapeva già da un anno che era finito il contratto ed è stato rispettato nei tempi dei modi. No, il contratto sarebbe finito 6 mesi dopo l'anticipo della conclusione. Ho capito, però come non a febbraio, ma ad agosto di quest'anno nel si mio sarebbe piccolo concluso. Qualche società, se io non sono in grado di fare una programmazione, diciamo che in questo periodo si sarebbe concluso. Okay. Naturalmente, ho fatto anche io il presidente, quindi so che se non c'è una programmazione io devo tirarmi indietro prima. Vorrei capire come mai di questo mega sponsor non se ne ha a tutt'oggi notizia, per cui l'iscrizione l'ha potuta fare un imprenditore, Antonio ha dovuto aspettare fino all'ultimo momento. Vorrei capire, ecco, se Antonio, voi sapete qualcosa, sì, che fine ha fatto? Oh, io faccio le veci del presidente. Antonio, prima del tuo intervento volevo ringraziare anzitutto Andrea Colaiani, che alla regia. È il nostro regista, tra l'altro. Che ce lo invidiano tutti. Ce lo invidiano tutti, sono proprio ultime le novità di qualche richiesta. Qua c'è la campagna acquisti anche per queste cose. Però Andrea è fedele alla Andrea patria. Andrea è fedele alla patria. Nei secoli, nei secoli. Nei secoli dei secoli. Andrea è di destra. È... Scusa, non ho capito perché hai fatto così. È cambiato qualcosa. No, nel momento in mi cui... sono appena hai avuto la sentenza la Cassazione ti sei lasciato andare in televisione. Io lo immaginavo la prima puntata, Antonio. Ho Vincenzo salutato. Già mo se c'era Baldassare allora dovremmo arrestare tutti i cittadini della città di Roma, se... No, perché ti ho visto che ti sei lasciato andare con no. Comunque stavamo dicendo il problema del Energas credo che abbia un contratto salvo smentite, ma credo che sia così, ad personam, cioè è un contratto che è legato sostanzialmente al fatto che Antonio Zdanca sia presidente del Manfredonia Calcio. Quindi è un rapporto diretto che il dottor Menale ha assunto nei confronti della persona, Antonio Zdanca, quindi presidente del Manfredonia Calcio SRL. E quindi l'anno scorso credo che sia stato stipulato questo contratto, per cui credo che siano pervenute nelle casse del Manfredonia Calcio una somma importante, diciamo. Quest'anno chiaramente il contratto era triennale, io non conosco i termini del contratto, se aveva la possibilità di recedere unilateralmente, però credo che per 3 anni Energas debba far confluire nelle casse del Manfredonia Calcio questo contributo. Si parla di 150.000 euro. Sì, circa 150-155.000 euro. Ora però l'importo, diciamo, non credo che non venga corrisposto in un'unica soluzione, bensì in più soluzioni. Esatto, a rate. Quindi prima facciamo fallire la squadra e poi facciamo lo sponsor. Non è che facciamo fallire la squadra. Perché stiamo parlando del 25 agosto. No, non è che facciamo fallire la squadra. Non abbiamo una squadra, non abbiamo niente. No, allora il problema sta a monte, nel senso che questa società che è stata gestita per tanti anni dal presidente Antonio Zdanca, diciamo in questi 7 anni, beh, è chiaro che ciò che ha incamerato a livello di introiti la società evidentemente non riusciva a coprire le spese, perché un campionato di Serie D oggi come oggi, a volerlo fare a salvarti occorrono almeno 300.000 euro, compreso, diciamo, la prima squadra, il settore giovanile e tutto il resto.
Quindi ogni anno credo che questa società abbia totalizzato delle perdite, perché comunque io non mi permetto di fare i conti, però credo che non ci sia mai stato il pareggio del bilancio, diciamo, tra quello che è stato incamerato e quello che è stato poi investito per far fronte ai costi della società. Pertanto, a fronte di questa problematica, il Presidente, a chiusura della stagione scorsa, chiaramente sapendo che veniva meno anche il contributo straordinario da parte del Comune di Manfredonia, ha palesato che il campionato non lo poteva sostenere solo ed esclusivamente con il contributo di Energas, quindi questi 150.000 euro, peraltro contributo che non gli veniva corrisposto in un'unica soluzione. E quindi, dovendo fare un campionato di Serie D, dovendo sostenere anche la Juniors, il settore giovanile e tutto il resto, parliamo di conti che oscillano i 300.000 euro, era necessario che nella società approdassero altri finanziatori, come è avvenuto in effetti. Cioè, questo è il problema sostanziale. Però Energas credo che quest'anno farà parte del Manfredonia Calcio e quindi corrisponderà a quell'importo, diciamo, di cui abbiamo parlato. Bene, Manfredonia quindi che si avvia a questo percorso nuovo, che inizia con un po' di ritardo, però chiaramente ci sono tutti i margini perché possa essere recuperato. Poi sappiamo, la fortuna aiuta a volte anche gli audaci. Nelle prime giornate, siccome molte sono le squadre che sono ancora in una situazione di assetto, noi non dobbiamo partire completamente perdenti, ma potrebbero. Assolutamente no. Mi ricordo quando allestimo la squadra che vinse poi il campionato in Serie D, abbiamo fatto dei cambiamenti, va bene che eravamo in un altro girone. Quest'anno, tocca dirlo, il girone H è un girone molto difficile, ci sono squadre blasonate che hanno fatto degli investimenti importanti, in primis il Cerignola, poi c'è il Gravina, insomma c'è il Taranto, ci sono diverse società che hanno ben operato sul mercato facendo degli investimenti, addirittura il Cerignola si parla di circa 1.200.000 euro di investimenti, hanno preso giocatori importanti, Longo, Gambino, Montaldi, con ingaggi diciamo elevati, però credo che il Manfredonia, anche lo stesso Potenza, ha acquisito anche il nostro Giuseppe Coccia. Esatto, ci sono diverse società che quest'anno certamente lotteranno per vincere il campionato. Però Potenza, Taranto, Cerignola, sì, sono, bisogna vedere anche questa Turris, perché non credo che abbia. No, la Turris diciamo, ha problemi similari ai nostri, non sì, parte diciamo, con la. No, è per questo volevo fare proprio pronostici. Volevo fare proprio questo riferimento. Assolutamente. La Turris siamo fortunati che non parte con buoni ma auspici. Ci sono anche altre società campane che hanno diciamo, problemi. Però, ripeto, noi siamo il Manfredonia Calcio, è vero che non siamo partiti nel migliore dei modi, siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia che avrebbe dovuto privilegiare invece l'inizio della preparazione atletica. Vabbè, togliamoci questo pensiero della Coppa Italia. Però comunque credo che ci siano i presupposti. Dall'altra parte troviamo un'altra Under 18 che dice no, non vogliamo continuare. La Coppa Italia credo che interessi poco, diciamo, alle squadre che non hanno allestito, che allo Stato non hanno organici importanti. Ah, eppure c'è chi investe sulla Coppa Italia, vedasi il Monopoli o lo stesso Biceglie, che hanno investito sulla Coppa Italia e hanno raggiunto. Sì, no, certamente sì, però oggi come oggi noi dobbiamo fotografare la situazione qual è quella attuale del Manfredonia Calcio. Ripeto, domani riprenderanno gli allenamenti, dovranno comunque dare un'identità a questa squadra. Certamente il mister che approderà credo che abbia fatto anche dei nomi su cui abbia di calciatori su cui nutra la massima fiducia e che quindi potrebbero dare un apporto importante al suo progetto tecnico. Alcuni calciatori importanti già sono qui a Manfredonia, ci saranno degli innesti, quindi pensiamo a mettere su la squadra che possa diciamo, affrontare dignitosamente la Turris alla prima di campionato e quindi cerchiamo di iniziare questo campionato dando già una gioia ai tifosi che sono tanto in ansia in questo periodo, perché ricordiamolo, in Manfredonia ha una storia lunga, è una società comunque sia tra virgolette blasonata, che ha ottenuto dei risultati diciamo importanti, quindi credo che tanti calciatori siano stati lusingati dall'aver indossato la maglia del Manfredonia Calcio e quindi cerchiamo di fare una stagione non dico importante, che ci consenta di non retrocedere, quindi di salvarci.
perché siamo partiti in ritardo. Quindi poi l'appetito viene mangiando, credo che se ci dovessero essere dei problemi, io credo che l'assetto societario potrà comunque poi andare sul mercato, come di solito accade, a dicembre, per apportare i giusti correttivi alla squadra e quindi evitare, diciamo, debacle o risultati. Diciamo che poi molto spesso è anche una tattica. Esatto. Non spendiamo niente adesso, vediamo come quello che riusciamo a racimolare, poi vedasi l'esempio del Madre Pietra, che poi nel giro di ritorno addirittura ha vinto il play-out. Adesso bisogna soltanto partire. Bene, dobbiamo partire e partiremo, a differenza di chi pensa diversamente. Luigi, altre iniziative? Mettiamo da parte il calcio o vuoi aggiungere qualcos'altro, qualche postilla in più? Oh, ha detto tutto Antonio, ha detto che ci sono giocatori importanti, evidentemente ne sa più di me. Io credo soltanto che a prescindere, lui conosce i nomi delle Ma tu pure prima di iniziare avevi detto la stessa cosa, ci sono giocatori importanti. Lo so, però non lo sappiamo. Non ti sei voluto ripetere? Non mi sono voluto ripetere, speriamo che viene De Giosa Firmo, così siamo tutti più contenti. No, se no sembra che lui sai o no. No, facciamo capire. Allora, il discorso è questo, bisogna soffrire un po' di meno dietro questo calcio, perché la gente si deve appassionare. Ha lasciato Melfi, che ha abbandonato completamente. Esatto. Per cui la gente si deve appassionare ed è giusto che ritorni al Miramare. Adesso ci sarà la caccia, non so, al biglietto, alla tessera, tutto in ritardo. Bisogna cercare di dare un po' più stabilità a questa società. Antonio è un amico, io l'ho incontrato ieri, insomma, troppo nervosismo, adesso stanno incontrandosi, contattando giocatori, non abbiamo il direttore sportivo, cioè mancano molti tasselli, ecco, vorrei che ci fosse un po' meno frenesia e un po' più di programmazione in queste cose, perché Manfredonia è una piazza che meriterebbe un po' più di tranquillità rispetto a quei paesi che hai citato prima. Madre Pietra ha venduto il titolo al Molfetta, che si chiama poi Zapponeta, ci interessa poco, però non credo che noi siamo da meno ad altre piazze che anche Antonio ha enunciato e che hanno vissuto un'estate meno ansiosa della nostra, per usare un termine così, anche perché ci sono altri sport, credo di anticipare soltanto una domanda. Andiamo subito con gli altri sport. Esatto, due parole, poi parlo. Grosse Antonio. Novità nel calcio a 5, continuiamo con il calcio, però con il calcio un po' più ristretto, il calcio a 5, e chiediamo proprio a te, ci sono delle novità, Antonio? Non lo chiedo a Luigi, perché la novità, diciamo, credo si è reso che incompatibile contemporaneamente. Vabbè, ci sarà una squadra certamente di Serie B, guidata sempre dal presidente Matteo Pacilli. Non è Matteo Pacilli, cosa? Il presidente è Sante Leone. Sante Leone, come presidente. Però c'è sempre Matteo Pacilli dietro le quinte, no? No. Sbaglio? È Sante Leone. Ti avevo passato il biglietto, sennò Matteo Pacilli ci querela. Ci querela. Poi vi avete nominato presidente. Sono due anni. Io non so. Il presidente è Sante Leone. Lui non è presidente. È il patron. Non risulta non presidente. Però sta. Vabbè, però sta nella compagine, interessato al calcio. L'anno scorso non era presidente. Vabbè, comunque ci sarà sicuramente una squadra di calcio a 5 che disputerà un campionato di Serie B. Speriamo che faccia un campionato diverso rispetto a quello che ha disputato l'anno scorso, perché chiaramente erano partiti con dei presupposti differenti. No, io so che ci sono ritrovati invischiati nella zona play-out, poi si sono tirati. Si è rinforzata la società. E quindi ho saputo che sono stati fatti degli investimenti importanti. È stato chiamato Carmelo Mendola a svolgere il ruolo di direttore sportivo, insomma. Certo, quindi c'è un carico di esperienza. Sicuramente quest'anno si parte con chiaramente delle aspettative differenti rispetto a quelle che probabilmente avevano accompagnato questa squadra l'anno scorso, però voglio dire, i risultati non erano stati, diciamo, molto molto esaltanti, perché comunque ha lottato per non retrocedere la Serie B. Mentre per quanto concerne l'altra squadra che militava in Serie C1, poi noi ovviamente quando avremo modo di avere come ospite Sante Leone, chiederemo a lui perché le decisioni poi le prende rivolgendosi sempre a Matteo Pacilli, che se lui il presidente dovrebbe essere Matteo Pacilli che dovrebbe accodare così lui. Vabbè.
Per favore. Alza lei, ma lui non può esprimersi. E poi credo che ci... Non... Guarda quante provocazioni sto facendo. Credo che non, da quest'anno non ci sia più l'altra squadra macedoniana. L'altra squadra ha deciso di, per il momento, di stare in stand-by e di Luigi su questo può essere più... dare una risposta più chiara. Non si è iscritto al campionato. Non è uno stand-by, no. Scusate, adesso parlando seriamente, giusto perché ci ho rimesso tanto. Sono venuti meno i presupposti che avevano caratterizzato, gli stessi presupposti che avevano caratterizzato l'inizio di un progetto condiviso dalle stesse persone, che poi sono venute meno. Per cui è giusto che ognuno si assumi le responsabilità. Io la faccia ce l'ho messa, qualcos'altro pure. Ad un certo punto della stagione qualcuno stava da una parte e dall'altra. C'era stata anche la, diciamo, è giusto dirlo, perché a questo punto Matteo Pacilli è un amico, come lo è Salvatore Gentile, l'idea di una proposta di fusione. Io sono abituato, visto che avete parlato anche di Andrea Colaiani, prima con una battuta, di non escludere nessuno. C'erano delle divergenze rispetto ad alcune vedute di alcune persone che erano stati degli elementi cardini del progetto della Futsaldonia ed erano stati quelli che forse più di tutti avevano contribuito alla vittoria, perché noi abbiamo vinto dei campionati sul campo, abbiamo vinto una Coppa regionale Coppa Puglia, sul campo. Io non me la sono sentito di fare come quelli che girano le spalle e fanno fine di non sentire, calciatori compresi, e quindi ho detto: se devo morire, muoio io con tutta la società. Io l'ho fatto e sto fuori per un anno, due anni, posso stare fuori per tutta la vita, non sono in stand by. Ho avuto anche altre richieste di far parte di altre compagini societarie, potevo andare pure io fuori, il caro Vincenzo. So non che l'ho sei fatto. Sei stato richiesto. Non, pure... non facciamo nomi, no, per favore. Non io nomi, so invece. Perché sto parlando veramente molto amareggiato. Tu lo sai che hai toccato un tasto, perché è giusto chiarire, però io sono una persona, credo, coerente. Non mi va di voltare le spalle a degli amici, perché tali ho considerato, tu lo sai, perché tante volte sono venuto in trasmissione stanco dopo una giornata di lavoro, ma comunque sono venuto, e tu sai il sabato quanto carisma, quanto di mio ci ho messo, arrivando anche ad andare al di là della mia professione, certo. Svestendomi dai panni del medico addirittura e confrontandomi con gente che veniva al campo per litigare. Questa cosa mi ha amareggiato tantissimo, è stata un'esperienza molto negativa, che però mi aiuta ancora di più a fare un'esperienza, hai a crescere, bagaglio, e a rafforzare. Hai riempito ancora di più il tuo però bagaglio. Chi mi conosce, chi sa come sono andate le cose, sa che io ho tenuto fede a quelli che erano degli impegni di due anni fa. Basta, mi fermo qui e spero che... Bene, parentesi calcio a 5, quindi abbiamo ascoltato assieme delle novità che comunque poi... saranno ufficializzate dalla stessa società sportiva. Passiamo invece ancora con il calcio, c'è la bella novità del Santum Nicandrum alias Accademia Manfredonia, che dovrebbe svolgere il campionato di prima categoria. Poi cercheremo anche di sapere, ecco, per mantenerci sempre nel pianeta calcio. E poi invece ci sta il pianeta della pallavolo e il pianeta della pallacanestro. Io direi di iniziare con la pallacanestro, che sembra abbia acquisito ancora una volta le forze per poter essere ancora una volta protagonista nel prossimo campionato di C-Silver, ma questa volta con ambizioni nuove, nella speranza che davvero si possano concretizzare. Antonio. Sì, credo che sia la pallacanestro che la pallavolo. Dopo la pallavolo, perché la pallacanestro, vabbè. Anche se, diciamo, a livello di categoria la pallavolo la fa da leone rispetto alla pallacanestro, perché svolgerà un campionato Serie maggiore. B. Però dopo parliamo anche della pallavolo. Di uno. Sì. Sì, la pallacanestro, come ogni anno, riesce ad allestire la squadra, abbiamo una società solida, riescono a, comunque sia a captare degli sponsor importanti, quindi, che gli consente quindi sostenere poi i costi del campionato di questo campionato di Serie C Silver, no? Sì. Poi c'è il ritorno anche della Silac come main sponsor, e appunto c'è molto importante.
che poi è stato sempre molto legata ai colori del, del basket, per cui credo che quest'anno, così come l'anno scorso, allestiranno un organico importante, è stato sempre molto seguito. Speriamo che riescano a fare un campionato di vertice, anche se non è affatto semplice, perché poi il basket nella provincia e nella regione ci sono delle squadre molto ostiche, per cui non è affatto semplice poi vincere un campionato di basket, e quindi certamente gli investimenti che sono stati fatti sono investimenti importanti, ho saputo che hanno preso anche dei calciatori interessanti, e quindi auguro a questa società di fare bene, quindi di offrire delle soddisfazioni a coloro che poi sono appassionati di questo, di avremo questo sport. Avremo più possibilità di andare anche la domenica a vedere qualcosa di diverso tra il calcio. Esatto. Quindi certamente io sono contento per quello che si riesce a fare, perché poi ricordiamo, non esiste soltanto il calcio, esistono altri sport, anche ed è giusto che siano seguiti. È comunque uno sport che annovera tra i suoi spettatori molte famiglie, molti certamente bambini. Sì. E quindi diciamo che anche perché si gioca al coperto, quindi diciamo è più protettivo rispetto a quello che sì, è anche certo. Il modo di vedere le cose. Certo. Quindi ben venga anche il basket. Quindi il basket che si avvia a disputare la prossima stagione di serie C Silver, ovviamente in bocca al lupo lo rivolgiamo in primis a Loredana Lillo, la presidente, e a Giampio Ciociola, che tra l'altro io l'ho detto in un post scritto qualche giorno fa, il basket a Manfredonia è Giampio Ciociola, per cui è davvero colui che, rispetto a tanti altri appassionati, davvero ha dedicato tanto della sua vita sportiva alla pallacanestro, ha creato questa società sportiva, l'ha voluta sempre presente, sempre attiva, ininterrottamente a disputare campionati importanti, ma ha curato molto anche il settore giovanile, perché ci sono i campionati under che vengono disputati in maniera professionale. Poi aggiungiamo che si avvale anche di un foltissimo gruppo di collaboratori, tutti professionalmente preparati, è stata costruita davvero una bella famiglia, invidiabile per tanti aspetti, per cui facciamo gli auguri a Giampio, a Loredana per questo nuovo anno sportivo, ma allo stesso tempo gli auguri sono rivolti ai tanti tifosi che si accalcano sugli spalti dello Scaloria per seguire le vicende della palla spicchi e quindi del basket sipontino che porta la sigla Giuseppe Angel. Tra l'altro lo vogliamo ricordare, la società è stata dedicata a un giovanissimo cestista che faceva parte di questa realtà e che purtroppo è andato via troppo presto. Quindi il basket si avvia ancora una volta a un bel campionato di Serie C. Andiamo invece con la pallavolo, B1, Luigi Esposto. Ci sono novità, è stato diramato qualche giorno fa l'assetto tecnico della società, è stato nominato Michele Paglione, nuovo presidente della società sportiva, patron ovviamente Denittis. Si è rinnovata in un certo qual modo questa società sportiva, che disputa per la prima volta nella storia locale. È anche storico il fatto che per la prima volta una società di pallavolo arriva a un campionato così importante come quello di B1. Io credo che bisogna dare innanzitutto merito che è la squadra di Manfredonia che farà il campionato più alto da un punto di vista di quello che è il lustro, di quello che è la lontananza delle squadre, perché è capitata in un girone, se non sbaglio, che coinvolgerà squadre addirittura siciliane, per cui i costi, ecco, se vogliamo fare un paragone con il calcio, che invece ha pescato città tutte vicine, parlavo con Antonio, tranne il Nardò si potranno raggiungere facilmente nell'arco di un paio d'ore, quelli della pallavolo saranno costretti a fare mega trasferte e quindi allontanarsi davvero tanto dal nostro paese. Però nello stesso tempo avremo la possibilità di portare il nome di Manfredonia
diciamo altrettanto in posti lontani, faremo conoscere il nostro nome in paesi diciamo lontani dal nostro, e quindi ben venga questa situazione. Certo, bisogna comunque avere un budget importante per affrontare certi costi. Auguro all'amico Dell'Icarri, coach alla prima esperienza in queste categorie, di continuare nel suo percorso diciamo vincente, così come vedo che anche la pallavolo, che il cui campionato inizia più tardi di tutti rispetto agli altri sport. Ecco, ci sono le grosse novità, Luigi, con l'arrivo di Lara Lugli, laterale, Valeria Pesce, palleggiatrice, Diletta Sestini, centrale, Alessia Mastrilli, libero, quattro pallavoliste di assoluta valore e soprattutto di livello nazionale, non parliamo più delle locali o di gente veloce. No, vabbè, ma la maggior parte sono state confermate, per cui ecco... Oltre a quelle sono state prese altre giocatrici di livello nazionale, perché la categoria è veramente alta. Per chi non conosce strettamente la pallavolo, ecco, la B1 è veramente una categoria difficile, ostica, per cui ecco, la società, come dicevi tu stesso, è rimasta solida, con l'aggiunta di Paglione, di cui hai parlato. Lo staff tecnico è rimasto uguale, l'amico anche Franco Murco. È stato confermato come direttore sportivo, coach Fabio Dell'Icarri, abbiamo detto, abbiamo parlato di Michele Paglione, che dovrebbe assumere l'incarico, è ufficiale, l'incarico di presidente della società sportiva, e un imprenditore locale che si occupa di forni, Forno San Pio. Sì, sì. Che... L'unica cosa, e termino veramente l'intervento, è relativa se andrà tanta gente, come di solito andava già l'anno scorso. Bisogna vedere se il palazzetto potrà contenere. Di Dante Alighieri potrà contenere, insomma, se dovessero venire gli ospiti a vedere la partita. Beh, è un po' stretto. Vedendo un po' gli scaloni, già l'anno scorso tanta gente rimaneva in piedi. Forse bisognerà, non spetta a me questo dirlo, però credo che l'impianto forse sarà un attimino inadeguato rispetto alla categoria. Bene, io invece, come ho fatto per Giampio Ciociola, ovviamente faccio la stessa cosa per colui che comunque è l'anima della pallavolo a livello locale, che è coach Fabio Dell'Icarri. Anche per quanto riguarda la pallavolo, noi è vero che storicamente c'è l'altra società sportiva, la Volley Club, che ha comunque raggiunto bei risultati, è arrivata anch'essa a livelli di eccellenza, superiori, però la B1 non l'ha mai fatta nessuno, e quindi va a merito a uno sportivo, a un tecnico come Fabio Dell'Icarri, che ci ha sempre creduto e come vedete ha ottenuto davvero un risultato sorprendente per questa città. Per cui Fabio, da parte nostra ovviamente, vanno a te gli auguri, vanno gli auguri anche al nostro caro amico Ciccio Murgo per il suo ritorno in grande stile come direttore sportivo. Sappiamo tutti quello che ha vissuto negli ultimi anni, e davvero attraverso lo sport ha trovato una bella valvola di integrazione, una bella valvola di impegno, un impegno che ha permesso a questo nostro carissimo amico di rendersi davvero attivo e di ottenere questa bella conferma, che rende onore alla stessa volley femminile di Manfredonia, per aver riaffidato l'incarico proprio a Franco Murgo di direttore sportivo anche nel campionato importante di Serie B. Quindi un grande abbraccio, Franco, da parte nostra, e davvero in bocca al lupo, e come si dice, viva il lupo come risposta successiva. Noi non diciamo crepi il lupo, perché siamo ecologisti, ambientalisti, no, siamo animalisti. Tu sei animalista, Luigi? Siamo animalisti, non siamo razzisti, è quello che voi diciamo, non siamo fascisti, cosa volete voi che dica più? Io stasera dico tutto quello che vuoi. Il fascismo è stato consegnato alla storia. Mi fa specie chi pensa ancora al fascismo e fa l'antifascismo. Tu mi provochi, io non raccolgo, ma io mi sa che quando ti provoco tu raccogli. È stato consegnato alla storia, poverino. Allora, Antonio. Niente, che dire, Vincenzo?
C'è Andrea che ci sta intimando di chiudere questa puntata. Chiudiamola, dai. Però è stata una bella puntata. Beh, bella, certamente sì, è stata una bella puntata, chiacchierata. Una bella chiacchierata. Adesso concentriamoci. Diciamo, questi sono giorni di festa per Manfredonia e subito dopo la festa inizieranno chiaramente questi campionati. Credo che tutti quanti non vediamo l'ora di riprendere la stagione calcistica, in primis con il Manfredonia Calcio, a cui siamo molto legati, e poi tutti gli altri sport, quindi pallavolo, pallacanestro, e speriamo che tutte queste società che hanno fatto degli investimenti importanti riescano veramente a dare delle grosse soddisfazioni alla città di Manfredonia, perché se lo merita, perché è una città che credo stia in qualche modo crescendo. Quest'estate l'ho vista viva, tante presenze. Antonio, ti interrompo ancora per qualche istante per dirti che ovviamente, non avendo parlato di altre società sportive, questo non significa che abbiamo escluso, perché nelle prossime puntate avremo modo di parlare della Volley Club, quindi gloriosa, e tra l'altro società sportiva di pallavolo maschile, che è la più antica società sportiva di Manfredonia. E poi ovviamente parleremo anche delle ulteriori novità, la Free Time di pallamano che disputa il campionato di A2, anche quella è una grossa realtà della quale ci occuperemo, parleremo con i nostri amici dirigenti. Aspettiamo che partano i campionati e poi li affronteremo. E come parleremo anche delle nuove realtà del calcio femminile che si accingono a disputare campionati, quindi ecco, non escludiamo nessuno. Poi eventualmente chiederemo anche al nostro amico Antonio Baldassare se si è costituita qualche società, non so, di come si chiamano quei giochi, calcio barilla oppure la venga, quelle cose che si svolgono. Poi non ho capito perché Antonio dovrebbe sapere queste cose. No, perché lui è un grosso esperto anche di realtà sportive minime, non minori, ma minime, perché se diciamo minori rischiamo di fare razzismo, cosa che non vogliamo fare. Ci sono tante altre realtà. Poi un'altra cosa bella, la diremo in altra occasione, è addirittura un grosso progetto a livello nazionale che potrebbe coinvolgere, anzi che coinvolgerà un'altra realtà locale, che è la Delfino Manfredonia, che entra, lo diciamo in anticipo, in un circuito nazionale che sarà il campionato di quarta categoria. Una cosa straordinaria, perché la società locale della Delfino sarà associata alle società professionistiche di Serie A e di Serie B, quindi non è escluso che la Delfino Manfredonia possa essere associata al Foggia oppure al Bari. Per cui ecco, questa è un'altra bella grossa novità che auspicavo da tanto tempo, che per fortuna dopo tanto tempo, proprio per merito di Tavecchio e degli altri dirigenti importanti a livello nazionale, sia del calcio nazionale che del calcio pugliese, si sta realizzando e concretizzando. Ci saranno delle conferenze stampa di presentazione, poi ovviamente voi come giornalisti, collaboratori, opinionisti sarete invitati e senz'altro sarete tenuti al corrente di queste belle novità. Noi adesso che facciamo? Salutiamo. Chiudiamo. Tutti, no? Godiamoci questa festa patronale, chissà, esatto. La Madonna di Siponto, questa bella immensa processione che si svolge il 31 di agosto, dedicata alla nostra patrona, sia foriera questa volta di una città che vuole rinascere, una città che vuole presentarsi di nuovo con tutte le sue componenti in maniera attiva, propositiva, nella speranza che vadano via da Manfredonia meno giovani, come purtroppo è avvenuto in questi ultimi anni. Si parla di circa 2000 giovani che sono andati via da Manfredonia negli ultimi anni, ed è davvero un peccato pensare a questo. E godiamoci questa festa patronale dedicata alla nostra Maria Santissima di Siponto, Vergine con il bambino. Luigi, Antonio, arrivederci a tutti. Arrivederci, alla prossima. E ve lo ricordiamo, a settembre con Antonio Castriotta, con Luigi Esposto, con gli altri amici
che compongono questo staff di Manfredonia TV, partiremo con una programmazione particolare, una programmazione speciale. Sarà rinforzato, lo diciamo, soprattutto il web, che è la televisione del futuro, in attesa anche di tornare in digitale o sul satellitare, perché quella è una cosa che faremo al più presto, poi fin quando ci organizzeremo avremo modo anche di organizzare questo. Grazie ancora agli amici dottor Luigi Esposto, all'avvocato Antonio Castriotto. Per quanto riguarda me, un saluto caro, affettuoso a tutti coloro che ci hanno seguito e anche a coloro che ci disprezzano, perché il saluto va anche rivolto a loro, soprattutto a quelli che hanno parole poco carine nei nostri confronti. Grazie, vuol dire che con le vostre parole ci rendete comunque importanti. Arrivederci a tutti.